gli ordini, a insegnarti la strada. D'accordo, ma allora avevo capito che tu facevi scorrere delle cifre, delle tabelle. Infatti stanno scorrendo nel montaggio che faremo dopo. Ah, ho capito, non mi era chiaro. Va bene. È la tabella delle retribuzioni dei dirigenti di primo livello della ASL di Frosinone. Sono 18 pagine, circa 850 persone. Poi sono altre tabelle che riguardano altre categorie. Andiamo sicuramente oltre le 1000 persone, con retribuzioni, come si può vedere, molto alte. Credo la media 60-70 mila euro cada uno, per una ASL che copre un bacino di circa 400 persone. 400.000 persone, sì. Dovete scusarmi, sono molto raffreddato e continuo a fumare. E quindi non è colpa dell'ASL, è colpa della tua sigaretta. Certo. E abbiamo fatto una proporzione sul numero di abitanti della Regione Lazio con questi valori medi delle retribuzioni. Insomma, esce fuori che soltanto di retribuzioni lorde la sanità laziale spende circa 1 miliardo l'anno su un debito complessivo di 10 miliardi di euro. Insomma, ci sembra una cosa abbastanza enorme. Ora, per rimanere qui a Frosinone, io mi sono guardato un po' di nominativi, molti li conosco, molti li conoscerete anche voi, e sono rimasto, come dire, soddisfatto e fiero nel vedere che nella provincia di Frosinone ci sono persone di così, così numerose e di alto livello da meritare stipendi da 4-5 mila euro al mese. E questa è una cosa che non mi sarei mai aspettato da una terra come la nostra, una terra, diciamo, agreste. E quindi c'è una grande concentrazione di intelligenza, di talenti, di capacità, perché voglio dire, se uno è pagato 4.000-5.000 euro al mese, credo, insomma, ritengo che debba avere delle competenze, delle capacità. Io penso che se li pagassero di meno, per esempio, se decidessimo di abbassare di un terzo le loro retribuzioni, ci sarebbe una fuga di cervelli. Tu che dici, Claudio? No, penso veramente di no. Anche perché credo che la stragrandissima maggioranza di questi signori non avrebbero assolutamente alcuna alternativa se non restare dove sono. Probabilmente, anche se riducessero dalla metà, forse sarebbe ingiusto ridurre della metà i loro stipendi, ma molto probabilmente rimarrebbero dove sono. Sì, ti sembra giusto che adesso mi cambiano i requisiti per andare in pensione? Non ho capito. No, se si possono cambiare le cose in corsa e si apprestano a farlo, perché devono toccare le pensioni della gente come me e non devono toccare queste retribuzioni? Perché io sono fuori di sarcasmo, insomma. No, io trovo che tutto questo sia assolutamente scandaloso. Cioè, spendere 1 miliardo all'anno su un deficit complessivo di 10 miliardi per la sanità, quando la sanità funziona in questo modo e questi scienziati non sono, perché li conosciamo benissimo, io trovo che questa sia una vergogna assoluta proprio. E ti stavo spiegando anche prima qual è l'origine di questa vergogna, perché il meccanismo di redistribuzione della ricchezza è profondamente mutato negli ultimi decenni. Prima si era ricchi per ciò che si possedeva, oggi si è ricchi sulla base della retribuzione che si riesce ad arraffare. La politica media è la mediatrice principale di questo arraffamento generalizzato. Questi stipendi lo dimostrano, insomma, sono una vergogna. Beh, ma anche perché possedere non vuol dire guadagnare. Io posso possedere anche 3.000 appartamenti a Roma, se però non mi do da fare per affittarli più o meno legalmente e più o meno legittimamente, diciamo legalmente, non guadagno assolutamente niente. Esatto. Mentre gli stipendi sono un qualcosa di concreto. Questo avviene sia nel pubblico che nel privato attraverso il meccanismo delle stock options. Ora, io sono un po' sorpreso da una cosa, che ci sono delle personalità rivoluzionarie molto arrabbiate, molto decise, che invece di preoccuparsi di questi enormi, diciamo, malfunzionamenti nella distribuzione della ricchezza, sembrano preoccuparsi perché qualche ragazzotto di destra va a commemorare il giorno del ricordo, queste cosette qua. Insomma, io francamente, e addirittura insinuano che questi sarebbero pagati dalla borghesia di destra per fare delle prove di fascismo. Ora, io non lo so se è vero, però faccio questa riflessione.
Ogni essere umano ha una capacità limitata di occuparsi delle cose. Se si comincia a concentrare l'attenzione delle persone su un argomento, per esempio la commemorazione del giorno del ricordo, si fa una canea su questa cosa, e poi la gente non ha le energie e il tempo per occuparsi della ciccia. E questo è un Bravo. esempio di ciccia. E Allora, io. io mi aspetto che questi amici rivoluzionari dimostrino di aver veramente voglia di, come, mordere la sostanza delle cose e dicono qualcosa anche sulle questioni che sono l'urbanistica, che sono questi stipendi scandalo, tutti i grandi affari che girano qui a livello locale, dove se uno parla troppo si fa dei nemici che abitano qui, invece di farsi dei nemici ideologici, generici, lontani. E io che intendo il tuo parlare coperto, ti seguo perfettamente nel ragionamento, perché qualche, vogliamo chiamare maligno, qualche complottista potrebbe tranquillamente rovesciare certi ragionamenti, appunto dire che alcuni movimenti della cosiddetta estrema sinistra che vogliono distogliere fanno parte della strategia della distrazione, appunto, per cui parlare appunto del fascismo che sta tornando, dei gruppuscoli, eccetera, se sono d'accordo con te, può servire a distogliere da tante problematiche molto più Attenzione, io non concrete. dico che bisogna abbassare la guardia davanti a possibili prove di nuovo fascismo, è una questione di misura. Come Ah. sempre, in tutte le cose, quando si supera una misura, in me sorge il sospetto, perché si fa una canea su una questione tutto sommato, ancora oggi, tutto sommato limitata, perché i numeri li abbiamo visti, siamo venuti a fare riprese, quindi di che stiamo a parlare? Qua stiamo a parlare di 1 miliardo e passa all'anno di retribuzioni per degli scienziati su un deficit complessivo della sanità di 10 miliardi e la gente va in ospedale e viene buttata come sacchi di immondizia lungo i corridoi. Questa è la realtà dei fatti. Ma certo, ma anche perché Fiorenzo, senza voler fare il complottista, sforzandomi di non fare il complottista, l'immagine che mi viene in mente più forte è quella dei capponi manzoniani, no? Cioè che tutti e due vengono portati da Renzo alla Azzeccagarbugli e si azzuffano tra di loro. Alla fine penso che in piazza, dall'una e dall'altra parte, poi alla fine ci sono, penso, delle persone in buona fede, guidate magari qualcuno che non lo è, che si azzuffano tra di loro, e poi i grandi invece al di sopra fanno gli affari veri. Ecco, noi 2 anni e mezzo fa abbiamo fatto la colomba, certamente ci siamo connotati dal punto di vista ideologico, ma non è stato questo il cuore, il centro del nostro agire politico. Abbiamo intenzione di esaminare la possibilità di ripercorrere nuovamente quella strada, allora come domani se ci muoveremo nuovamente, concentreremo la nostra attenzione sulle questioni vere. Certamente ci connoteremo, perché noi siamo persone. Come dire, in questa divisione classica destra-sinistra, noi ci posizioniamo a sinistra, su questo non ci Sì, sono se dubbi. proprio sono Ça va sans costretto. dire. Certo, ma comunque è molto più facile stare ad agitare polemiche, lotte contro i gruppuscoli, eccetera, che occuparsi di tante questioni, come per esempio la questione che l'amico Bartoli sta agitando, perché lì è una questione E siamo molto. noi gli unici che ne parliamo di questi milioni di euro, si parla di decine di Decine di milioni di milioni di euro euro. che il Comune di Frosinone potrebbe tra poco incassare con procedimento esecutivo. Avete presente quanta gente si arrabbierebbe se partisse veramente un'indagine su questa questione? Oh, Ce l'avete il coraggio di parlare di queste cose? però io penso che tutte queste persone, sia perché appartengono a tutte le famiglie di Frosinone probabilmente, sia perché è bipartisan, io credo che non partirà mai. Però certo, ma se a un certo punto un PM impazzisse, no? Come i PM di cui parla Berlusconi, che poi ce l'hanno con lui perché sono pazzi, cioè non è che c'è una motivazione. Però facciamo finta che uno di questi PM tipo anti-Berlusconi venisse a Frosinone e decidesse di andare a fondo della questione, e beh, penso che farebbe maluccio a qualcuno, e probabilmente chi ha sollevato la questione si farebbe male anche lui. E Invece allora non ci lasciate soli, ragazzi, per andare appresso alle fesserie. Insomma, hanno la loro importanza, però no, una grande riconduciamo, importanza, no? riconduciamola alle giuste dimensioni le cose. Va bene, ok, ragazzi, mi raccomando.